Sempre un piacere, un onore tornare a Saveria, che considero un'enclave italiana, un'enclave di civiltà, di cultura, una comunità che è stata in grado di esprimere una casa editrice innovativa, importante come Rubettino e che ha un personaggio straordinario come il professor Mario Caligiuri, che io considero una dei leader più innovatori, creativi e geniali che il nostro paese abbia espresso negli ultimi 20 anni, 30 anni. Detto questo, è stata un'esperienza interessante anche perché abbiamo avuto l'opportunità di discutere di un mondo così complesso, qual è quello dell'Oriente e della Cina in particolare, e che un mondo che sempre di più influisce sui nostri destini. Per cui io ritengo che sia davvero necessario e importante studiare a fondo la geopolitica del mondo, i nuovi cambiamenti nella geopolitica del mondo e soprattutto il ruolo che svolgono i nuovi paesi emergenti a partire dalla Cina. Solo così saremo in grado anche di attrezzarci, di munirci culturalmente per affrontare delle sfide che sono sempre più complesse. L'Italia si trova in una situazione di difficoltà anche dal punto di vista della competizione economica, perché siamo di fronte a un mondo che corre velocemente e un mondo in cui ci sono dei paesi che sono sempre capaci di creare e generare innovazione, nuova cultura e quindi anche nuovi gruppi dirigenti e nuova leadership. È una sfida davvero complessa, che però non possiamo perdere.